migliorano le probabilità di arrivare a un accordo sulla Brexit, parola del premier britannico Boris Johnson dopo il faccia a faccia al G7 francese con il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk. Penso che sarebbe giusto dire, Donald, che nelle nostre conversazioni siamo stati completamente d'accordo sulla maggior parte delle questioni che sono state sollevate. Una dimostrazione della vicinanza del Regno Unito ai nostri amici europei, che persisterà oltre il 31 ottobre, qualunque cosa accada. Non potrei essere più d'accordo. Questo è lo spirito. Tusk gli ha augurato di non passare alla storia come Mr. No Deal, ricordando che Johnson è già il terzo leader dei Tory con cui ha discusso della Brexit. Il premier britannico vuole sbarazzarsi del backstop sull'Irlanda e ribadisce che in caso di trattativa fallita i 42 miliardi di euro non sono dovuti a Bruxelles. Non c'è ancora la certezza di trovare un compromesso, ma la cosa importante è prepararsi a un'uscita senza accordo. Il presidente statunitense Donald Trump promette al premier britannico, definito l'uomo giusto, un grande accordo commerciale, sostenendo che l'uscita di Londra dall'Unione Europea sarà come liberarsi dei ceppi intorno alle caviglie.